Ciao a tutti, questa sera vi farò vedere una ricetta molto interessante, quindi non togliete il video perché vi insegnerò un po' di trucchi su come fare questa ricetta a casa. Ovviamente, come sappiamo, questa è una ventresca di maiale. Se abbiamo a disposizione di un runner, la carne verrà molto, molto più tenera in quanto molto fibrosa. Io vi insegnerò alcuni trucchi. Guardate tutto e non perdetevi neanche un passaggio. Iniziamo tagliando il nostro maiale a pezzettini. Una volta ricavati i nostri tre pezzi, lo mettiamo in un contenitore e lo condiamo con sale aromatico affumicato, del pepe, olio extravergine d'oliva e un po' di Worcester sauce. E andatelo a condire per bene. Una volta condito per bene, lo metteremo su una carta da forno e una teglia con vicino un pentolino d'acqua. Adesso cosa faremo? Andremo a coprire il tutto e lo metteremo nel forno per un'ora a 160 gradi. E dopo togliete il coperchio e fate fare 10 minuti con grill a 200. Questo servirà per fare una cottura simile vapore. Mentre il nostro maialino è in forno, con una cottura lenta, dolce, quasi come accoccolarlo, noi andiamo avanti con il resto della preparazione. Vi spiego cosa fare. Prendete delle arance, che al ristorante ovviamente andrebbero pelate a vivo. Io ve la sto facendo proprio alla casereccia. Quindi queste sono 200 grammi di arancia rossa, mezzo scalogno e 125 grammi di zucchero, la metà del peso dell'arancio. E dopo andiamo sul fuoco. Qui ho semplicemente ricavato dei tre pezzetti di broccolo siciliano, dei funghi cartoncelli e la rapa rossa. Dopo vi spiegherò il resto. Mentre il nostro composto di zucchero, arancia e scalogno cuociono, aggiungiamo un pizzico di sale, senza esagerare, e andiamo a procedere con la ricetta. Se non avete una vaporiera a casa, un forno a vapore, questo è un trucco per cuocere le verdure al vapore. Pentola e un passino. Andiamo a mettere i broccoli per prima e chiudiamo, essendo più duri dei funghi. Facciamoli cuocere per circa 3 minuti. Passati 3 minuti, andate a mettere anche i funghi e fate cuocere ancora 3 minuti, dopodiché li togliete dal fuoco. Eccoci, le nostre verdure sono pronte, le ho messe qui. La nostra composta, anche il maialino sta cuocendo, che è una meraviglia, sono andato a controllare. Procediamo. Andate a mettere il tutto in un frullatore. Una volta frullato per bene, passatelo in un passino. La parte più bella e divertente ancora deve arrivare, vedete. Guardate, adesso è al grill. Guardate come cuoce, come fosse musica. Qui il nostro maialino è pronto. Adesso arriva la parte più divertente. E scusate la teglia, ma la uso per i miei esperimenti. E praticamente andrete a mettere dei foglietti di carta, o se avete dei carboncini a uso alimentare, e mettete praticamente rosmarino, mirto, alloro e salvia secchi. Praticamente questo cosa serve? Serve quando a casa non abbiamo tutte le attrezzature, tipo il runner, tipo l'affumicatore. Quindi cosa voglio insegnarvi? No, insegnarvi no, altrimenti arrivano tutti i professori ad insultare. Voglio farvi vedere come ottenere il meglio a casa non avendo nulla. Quindi andrò a prendere il maialino, lo metterò vicino qui. Accendiamo il cannello. Ok, una volta acceso il cannello, cosa faremo? Andremo a bruciare tutta questa erba aromatica e velocemente chiudiamo con il coperchio per 5 minuti. Adesso
spegnendosi farà fumo e affumicherà la nostra carne. Ci siamo, andiamo a scoperchiare il nostro maialino. Non potete immaginare il colore. Ho lasciato il cannello acceso perché adesso dovremo fare l'ultima cosa. Bruciamo un po' della cotena per renderla ulteriormente più croccante. Perché no? Una botta di fuoco anche sulle verdurine per fargli la crosticina. Ok, qui in quest'olio ho messo semplicemente del sale e del pepe, come quasi un pinzimonio. E andiamo a condire le nostre verdurine. Ora procediamo ad impiattare. Questa affumicatura è fantastica. Mettiamo la rapa rossa. Una volta posizionate per bene le verdure e il maialino, andiamo a mettere la nostra salsa di arancio, scarogno e zucchero, che ci darà l'acidità al piatto. E il nostro piatto è pronto. Maialino va in campagna. Buonasera a tutti!